Il secondo metodo più sistematico per trovare il nome degli oggetti di scuola 3D è semplice, consiste in una ricerca organizzata all'interno del magazzino degli oggetti, dove ogni elemento, come vedremo, è disposto in modo ben visibile e da ogni angolazione. Il magazzino degli oggetti si recupera attraverso mostra, schede e quindi scegliendo la linguetta strumenti. Oppure, in modo ancora più semplice, dal pulsante strumenti. Allarghiamo la nostra finestra ed ecco che centinaia di oggetti sono disposti nel nostro magazzino, fortunatamente suddivisi per categorie. Eccole. Possiamo scegliere ad esempio la categoria costruzione, lasciare lettera iniziale qualsiasi o anche sceglierne una se vogliamo e quindi ricercare. Ecco che numerosi pezzi di costruzione possono essere scelti. Ovviamente è suggerito tenere sempre a disposizione il blocco note aperto, di modo da copiare i vari pezzi che si pensa ci potranno servire. E ad averli quindi a disposizione in un momento successivo. Se andiamo per esempio alla pagina 7, potremo trovare anche intere costruzioni già a disposizione, per esempio la casetta gialla di cui ci siamo serviti precedentemente, oppure quella verde, o ancora altre costruzioni. Se un oggetto non fosse particolarmente convincente nel magazzino, possiamo provarlo direttamente a scuola 3D. Per esempio, Nova 142, copiamo il nome, chiudiamo il magazzino, facciamo altro che sostituire il nome di un'altra costruzione e vediamo il risultato.